ragazzi. Oggi mi trovo a Spedaletti, in provincia di Imperia, e vi porterò a fare l'itinerario più bello, secondo me, di tutta Italia che si possa fare su pista ciclabile, e cioè la ciclabile del Ponente Ligure. Questa pista ciclabile è stata creata sull'ex ferrovia che è stata dismessa ed è stata spostata nell'entroterra. È possibile farla in bici, a piedi e anche in monoruota. Iniziamo subito con l'itinerario. Allora ragazzi, questa pista ciclabile presenta diverse gallerie. Queste sono tutte molto bene illuminate, come potrete vedere dalle immagini. In ogni caso conviene che accendiate la luce della vostra ruota qualora questa non si accenda da sola come sul 16X. Ragazzi, siamo partiti da Ospedaletti, siamo passati da Sanremo, un po' trafficato, bisogna fare un po' attenzione, ci sono pedoni, incroci, quindi un po' di attenzione. Ora ci troviamo ad Arma di Taggia e proseguiamo il nostro viaggio verso San Lorenzo, che è la fine di questa passeggiata, di questa gita, diciamo. Come ho detto, sono 25 km, molto bello il fondo, ci sono diversi punti di ristoro, diverse panchine e diversi punti in cui potete uscire dal percorso, quindi potete farlo anche a tappe, non è necessario farlo tutto in un unico colpo. Guardate che panorama che c'è da questa pista ciclabile, uno spettacolo! Se mi trovo nell'ultimo tratto, sto facendo gli ultimi 4 km della ciclabile. Questo pezzo è bellissimo, è veramente a picco sul mare. Lungo il percorso potete anche affittare delle bici elettriche o dei monopattini, magari se siete in compagnia di qualcuno che non è capace ad andare in ruota, come nel mio caso oggi, abbiamo affittato una bici elettrica per riuscire ad arrivare fino in fondo senza fare troppa fatica. Allora ragazzi, mi trovo a San Lorenzo, come vedete dal cartello, qui siamo nella vecchia stazione. E qui ora finisce la ciclabile, finiscono i 25 km di pista ciclabile. C'è in programma di proseguirla fino ad Imperia, sono iniziati i lavori, però ci vorrà ovviamente un po' di tempo. Il video di oggi finisce qui, vi invito ad iscrivervi al canale e vi saluto e vi do appuntamento al prossimo video o in monoruota o sui sentieri. Ciao a tutti!